Medici, nutrizionisti ed esperti di scienze dell'alimentazione si danno appuntamento alla Fiera di Roma per il Roma Expo Salus and Nutrition, la fiera dedicata alla salute, al benessere e alla qualità della vita che approda per la prima volta nella capitale. Roma e la Lazio ospita la più grande concentrazione di aziende farmaceutiche, Roma ospita i più grandi cerchi di ricerca farmaceutici con tutto il settore universitario e poi c'è il Ministero dove siamo oggi, il Ministero della Salute. Mi sembrano tre buonissime ragioni e per questo motivo Fiera Roma, nell'ambito del progetto di sviluppo delle sue nuove manifestazioni, ha voluto lanciare questa manifestazione. Con al centro, ci teniamo a dirlo, il cittadino. La salute non è soltanto l'assenza di patologie o di malattie, ma è proprio qualità di vita, sentirsi bene. Questo è l'aspetto su cui Fiera di Roma ha voluto concentrarsi e noi come amministrazione pubblica ne siamo fieri, orgogliosi che questo avvenga a Roma, in Fiera di Roma che, come sapete, è anche partecipata da Roma Capitale. Quattro giorni pensati per professionisti, istituzioni e aziende del settore, ma anche e soprattutto per i cittadini e i pazienti, che attraverso spazi informativi, convegni e tavole rotonde si confronteranno sui temi legati alla salute, all'alimentazione e alla prevenzione. Expo Salus è un evento aperto a tutto il pubblico, oltre agli operatori del settore, perché è un momento importantissimo in cui ci si confronterà e si farà anche molta educational su quello che è il concetto della gestione della salute. La nutrizione ha un momento privilegiato, quindi guardare alla propria salute in maniera coerente con strumenti di intervento rappresenta una priorità politica, sanitaria e anche per la collettività. Diffondere salute attraverso i comportamenti virtuosi, attraverso un modo di educare l'altro e condividere lo stare bene. Il razionale di questo evento si fonda sulla possibilità, una volta per tutte, di capovolgere la piramide della governance comunicazionale e di iniziare dal paziente cittadino per poi passare ai medici, alle istituzioni, alle aziende. Un appuntamento supportato dall'amministrazione capitolina e dalla Regione Lazio che sarà presente con uno stand dove sarà possibile attivare la propria tessera sanitaria o prenotare esami di screening.